come avete visto, è arrivato Thomas Torelli. Applauso! Volevo accettare una riflessione che ho fatto proprio questi giorni, perché la settimana scorsa era l'anniversario del 30° anno della caduta del muro di Berlino. E quindi queste ultime settimane ho fatto meno proiezioni e quindi ho meno ore di sonno da recuperare. E quindi mi sveglio presto la mattina. Quindi alle 6 di mattina stavo giù per casa e mi adesso che faccio? Una cosa strana. E sbatto addosso al televisore e per sbaglio lo accendo. Il caso non esiste. Quindi mentre si accende il televisore esce una trasmissione che parlava del muro di Berlino, perché era proprio in quei giorni. E quindi mi fermo ipnotizzato a guardare queste immagini e comincio a riflettere su una cosa a cui non avevo mai fatto caso, che tutte queste persone che attraversavano da Berlino Est a Berlino Ovest la frontiera, che fino a qualche ora prima era illegale, erano in qualche modo accolte da applausi, da sentimenti di gioia, di amore nei confronti, cioè nei confronti di chi stava a Berlino Ovest e che si vedeva in qualche modo invaso da questi nuovi vicini di casa, che ormai erano 40 anni che comunque c'era quel muro, per cui non era proprio una cosa che, sai, c'era il mio fratello che sta arrivando. Questa immagine mi ha molto colpito, perché ho pensato, ma cavolo, ma guarda invece che senso di fratellanza che c'era. Allora ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che nel 1989 i muri che separavano le frontiere del mondo erano solamente 16. Oggi i muri sono 72. Cos'è successo in questi 30 anni? Secondo me è successo che ci hanno in qualche modo ipnotizzato, ci hanno convinto, ci hanno portato a pensare in un certo modo. Se non voglio parlare di politica, ma pensate come Trump ha vinto le elezioni. Sapete la storia delle elezioni di Trump? Ha fatto un tweet scherzoso sul muro che divide il Messico e gli Stati Uniti. Quel tweet è stato il suo tweet più intuitato e i suoi consiglieri gli hanno detto: è qui che devi fare la tua campagna elettorale, perché è qui che vincerai, nelle emozioni più basse delle persone. Ha seguito questo consiglio e ha vinto le elezioni. A distanza di 2-3 anni non ha fatto niente, ha preso dal congresso 5 milioni di dollari, no, 5 milioni di dollari, molto di più, 5 miliardi di dollari, perché il muro costerebbe 20 miliardi di dollari secondo i suoi piani, ha preso 5 miliardi di dollari e non ha messo neanche una mattonella di questo ipotetico muro che vorrebbe costruire. Perché? Perché non serve, esiste già purtroppo un muro che divide questa frontiera. E allora, cos'è successo? È successo che in realtà quella è la sua propaganda che faceva leva su dei sentimenti che oggi purtroppo sono molto presenti nelle coscienze delle persone. Sentimenti di paura, sentimenti di odio. Tutto questo è raccontato benissimo dal documentario Bullying a Columbine di Michael Moore, dove racconta come a un certo punto dimostra che negli Stati Uniti è il posto al mondo in cui sono più vittime per armi da fuoco, non perché sia un luogo in cui si comprano i fucili a Walmart o al supermercato, ma perché è un luogo in cui si continua a coltivare la separazione, la paura, l'odio. Bene, a me piace pensare che tutto questo odio è stato creato in qualche modo. L'uomo non nasce portato all'odio, anzi, esattamente l'opposto. Ogni coscienza quando nasce pura. E se nell'89 le persone applaudivano all'ingresso di queste persone, ancora oggi si vorrebbe fare lo stesso. Perché oggi non si fa? Perché si continua a costruire muri? Si continua a costruire muri perché c'è sempre più paura. Perché siamo sempre più condizionati all'odio. Ma così come siamo stati condizionati all'odio, possiamo essere condizionati all'amore. Cambia soltanto il tipo di condizionamento. E quello che oggi stiamo cercando di fare è soltanto quello di dare una nuova generazione che sia pronta ad abbattere questi muri, pronta a creare una nuova coscienza che non risconosca l'odio, la paura come
status della nostra vita, ma che riconosca l'amore come status e che voglia buttare giù queste coscienze. Quindi mi piace pensare che noi siamo l'antivirus di questo modello pensante. Siamo coloro che riusciranno a cambiare queste cose qua. E questa TV è forse una delle nostre armi, se così possiamo definirla. Sarà ciò che noi utilizzeremo per far capire che esiste la possibilità di un altro mondo e che si possono, e che insieme potremo riuscire a mantenere giù questi muri. Grazie a tutti.